La seconda puntata delle storie delle prigioni riguarda Anita Pusterla e Natale Premoli e la loro travagliata vicenda politica e sentimentale. Natale ed Anita erano due operai comunisti irriducibili che sin da giovanissimi avevano conosciuto il Tribunale Speciale Fascista. Anita fu coinvolta nel celebre processo ai dirigenti del Partito Comunista d'Italia del 1928, noto come il processone perché portò alla sbarra gran parte del comitato centrale del partito e comminò condanne pesantissime, 22 anni a Terracini, 20 anni a Gramsci, Scocimarro, Roveda e altre pene pesanti a numerosi dirigenti del partito. Anita in quell'occasione prese 9 anni e 8 mesi di condanna. Al netto delle posizioni stralciate, perché poi molti accusati erano latitanti, vennero accumulate in quel processo pene per quasi 293 anni di carcere. E i reati contestati erano creazioni di esercito rivoluzionario, cospirazione, propaganda, oltraggio, vilipendio, ma è evidente che furono condannati dal tribunale fascista in quanto comunisti, nient'altro che per questa ragione, perché dopo l'approvazione delle leggi eccezionali che avevano abolito la stampa libera, l'attività sindacale, i partiti politici e avevano istituito il tribunale speciale, i dissidenti andavano mandati in galera. Dal 1926 al 1943 furono deferiti al Tribunale Speciale oltre 15.000 persone, tra cui circa 900 donne, e vennero processati 5.600 antifascisti, tra cui 124 donne. Vennero condannati quasi 4.600 dissidenti, per un totale di oltre 27.000 anni di carcere, ci furono anche 7 ergastoli. Ma anche coloro che vennero assolti si fecero comunque mediamente un anno di carcere e poi ricevettero altre misure molto restrittive. Inoltre più di 12.000 dissidenti, fra cui 145 donne, vennero inviati al confino. Nel 1928 Natale, che aveva già conosciuto la galera per ragioni politiche, era all'estero e si muoveva tra Francia, Svizzera e Russia. Venne arrestato in seguito nel corso di una delle tante missioni clandestine in Italia nel 1930 e fu condannato per propaganda comunista. La coppia condivise anche la condanna, per entrambi 9 anni di carcere. Dopo la galera i due conobbero l'esilio e nuove persecuzioni, di un'altra dittatura però questa volta, quella sovietica. Da un lato li unì la lotta per il comunismo e contro il fascismo, dall'altro una profonda storia d'amore. Dalla loro relazione nacque una bambina a cui diedero il nome di Ninel, che suggellò questo duplice rapporto sentimentale e politico. La loro storia apre uno squarcio doloroso sulle tragedie del Novecento, poiché la coppia attraversò le persecuzioni di Mussolini prima e di Stalin dopo. La prigionia segnò la loro vita. Prima li separò, poi li fece incontrare per un solo giorno, pochi minuti per celebrare il loro matrimonio. Si sposarono infatti durante la detenzione in carcere e poi li ridivise. Si ritrovarono in seguito a Mosca, dove nacque la loro bambina, ma per essere divisi nuovamente e purtroppo definitivamente. Proprio con le memorie della prigionia, che il loro aguzzino ci ha inconsapevolmente lasciato con la sua certosina opera di controllo e vigilanza, possiamo oggi ricostruire la loro storia. Dallo scambio di lettere, che sono raccolte nel fascicolo della detenuta e conservate in archivio centrale di Stato, e che prenderanno la voce e il volto di Maria Giulia e di Claudio, riscopriremo la loro storia politica e il loro intenso rapporto sentimentale. Nel fascicolo sono conservate le lettere, sia quelle copiate in forma dattiloscritta dalla direzione del carcere per fornire alla polizia politica elementi contro l'attività cospirativa del Partito Comunista e sorvegliare anche i detenuti, sia quelle originali che non arrivarono mai ai due destinatari perché vennero trattenute dalla censura politica. La loro lettura oggi ci restituisce la dimensione affettiva e sentimentale della tragica vicenda di Anita e di Natale. Natale Premoli era nato a Milano il 16 febbraio 1906. Meccanico, giovanissimo, aderì alla Federazione dei Giovani Comunisti nel 1924. Nel 1925 era stato arrestato una prima volta dai fascisti per attività comunista. Scontata la pena di 9 mesi, espatriò in Francia ed entrò nell'apparato clandestino del partito, per il quale svolse numerose missioni politiche rientrando clandestinamente in Italia. Anita Pusterla era nata invece a Como il 6 aprile del 1903,
Si impegnò prestissimo anche lei nella gioventù socialista e partecipò alle lotte dei tessili nel Biennio Rosso. Nel 1921, a 18 anni, aderì da subito al nascente Partito Comunista. Da attivista del partito era impegnata nell'opera di propaganda delle idee comuniste e nella lotta contro il fascismo, ma attentamente sorvegliata dalla polizia fascista. Lei ne era consapevole e nell'attività cospirativa si nascondeva sotto lo pseudonimo di Dina. Nei primi anni della dittatura scrisse ad un dirigente comunista questa lettera. Sono sorvegliata continuamente nella fabbrica da certi tipi. Fuori poi non te ne parlo. Sempre seguita ovunque, a tutte le ore. Mi dicono più pericolosa dei miei compagni, ma perché poi? Venne arrestata nel dicembre del 1926 per la sua attività comunista e condannata al confino per 5 anni, a Lago Negro e poi a Ustica. Era una militante importante nell'organizzazione comunista poiché aveva svolto la funzione di corriere per il partito ed era stata anche punto di appoggio per gli esuli che rientravano in Italia per le loro missioni clandestine. E per queste ragioni, quando cominciò il processone al Partito Comunista, venne prelevata dal confino e venne deferita al tribunale speciale nell'ambito del processo e venne poi appunto condannata al carcere. Fu imprigionata a Perugia e poi nel gennaio del 1932 trasferita al carcere di Venezia e quindi a luglio al carcere di Trani. E il carcere di Perugia, dove Anita scontò la maggior parte della pena, era un carcere femminile. Anita lì ritrovò alcune compagne di lotta, ma attraversò anche momenti di isolamento e di solitudine, in condizioni peraltro già di per sé molto dure, perché era sottoposta alle privazioni della detenzione. Anche il cibo scarseggiava e non c'erano generi di conforto. Si poteva ricevere dall'esterno solo pacchi natalizi e qualche coperta per l'inverno dai familiari. Perfino l'estratto di carne per farsi un brodo poteva diventare desiderabile. Così scriveva Anita nel 1929 dalla prigione al padre. L'inverno quest'anno non si è annunciato troppo rigido, ma assai piovoso. Ciò crea molta umidità e noi dobbiamo cercare di ripararci da essa, poiché, essendo costrette a stare sedute nei banchi circa 10 ore al giorno, siamo soggette un po' per l'umido e un po' per l'umidità che ce lo fa assorbire tutto, ai dolori reumatici che colpiscono specialmente le gambe. E Liebig? Ve lo siete dimenticato? Mi spiacque di non avercelo trovato, perché ne sono proprio senza ed è una delle cose di cui maggiormente ho bisogno. Me ne servo la sera per prepararmi a cena una tazza di brodo, altrimenti non avrei nulla di caldo e non posso ancora abituare lo stomaco a pane, salame o formaggio, perché mi farebbe male. Pazienza. Spero che me lo manderete per le feste natalizie. Con qualche altra cosa, se la borsa vi permetterà di fare come lo scorso anno. Rimase a lungo a Perugia, nonostante la richiesta di essere trasferita in un sanatorio giudiziario che le avrebbe consentito di affrontare i suoi crescenti problemi di salute. Ma, come scrisse al padre, il ministero non prendeva in considerazione la sua richiesta per i suoi noti precedenti politici. Era considerata una pericolosa comunista che andava tenuta sotto controllo. Nel carcere femminile la sorveglianza era affidata a guardie e suore, che svolgevano un ruolo importante nel carcere di Perugia. Camilla Ravera, anch'essa detenuta a Perugia, ricordava nelle sue memorie che tra le suore addette alla sorveglianza alcune erano particolarmente dispettose, fanatiche, altre invece erano più sensibili e vicine anche alle detenute. D'altra parte, la compagnia delle suore era spesso l'unica occasione di socializzazione per le detenute e l'unica occasione di conforto per le prigioniere. Ma anche per ragioni ideologiche il Partito Comunista stigmatizzava un rapporto troppo stretto con le religiose, condannava anche la pratica religiosa. Chi cedeva, dando troppo a confidenza alle religiose, rischiava l'allontanamento dalla comunità comunista. Anche Anita Pusterla venne ripresa per i suoi cedimenti e criticata dal partito perché aveva occasionalmente partecipato ai culti cattolici.
Successivamente fece ammenda con una dichiarazione di ateismo e in una lettera al padre precisò di non essere credente. Ma dalla sua lettera del 2 dicembre 1929 al compagno, che era in Francia, si percepisce la sua solitudine dentro al carcere e il difficile rapporto con alcune compagne detenute. Saranno tristissimi questi giorni, come vorrei fossero già passati. Sarò sola, sola, sola come non sono stata mai. Oppure sarò come oggi in mezzo a tante altre, a troppe altre. E fra tante, più nessuno con cui scambiare parole, nessuno che mi capisca. Natale era lontano, però, oltre Alpe, a Parigi. Lo scambio epistolare è ostacolato dalla distanza e dalla detenzione, dagli interventi della censura e dalle poche lettere che i due si potevano scambiare in base ai regolamenti del carcere. E Anita in carcere non riusciva a soffocare le sue ansie e le sue gelosie, sapendo il compagno libero in contatto con attivisti e con attiviste. Era tanto, tanto tempo che non avevo tra le mani un tuo rigo. Ero assai preoccupata. È inutile nasconderlo. Quando non vedo tue notizie, il mio pensiero corre alla Santè. Oppure ti sogno ammalato, curato da mani estranee, allora... Quale incubo! Per carità, non ti ammalare mai. O almeno aspetta fino a quando potrò curarti io stessa. Per l'avvenire, ti prego di non lasciare mai di scrivermi, anche quando le mie, per ragioni qualsiasi, tardassero ancora più a giungerti o non giungessero affatto. Ho l'impressione che tu sia molto triste. Ciò mi addolora. Che posso fare per renderti un po' felice? Molto vorrei, ma nulla posso purtroppo. Tuttavia non ti scoraggiare. Siamo giovani entrambi e l'avvenire sarà nostro. Dubbi atroci e ricorrenti quelli di Anita, spesso gelosa, accentuati dal lungo periodo che intercorreva tra una lettera e l'altra, che Natale cercava di stemperare nelle sue lettere confermandole i suoi sentimenti profondi. Voglio assicurarti, ancora sempre, che i miei sentimenti sono immutati e immutabili, che io ti voglio sempre bene, come un tempo, ed anche più, se fosse possibile, e che quindi hai torto di supporre l'assurdo. Il fatto è che penso che devi pure soffrire quanto me per mancanza di corrispondenza. E perciò è necessario che io sappia mantenermi serena e tranquilla, onde non darti maggiori dispiaceri. Sogno occhi spalancati nel buio e ti vedo, mentre leggi e scrivi alla luce velata di una lampadina. La stanza, i mobili, cambiano sempre intorno a te secondo il mio desiderio o il gusto del momento. Ti parlo e non mi rispondi. Mi stizzisco e cambio scena. Ecco che corri portato da un treno veloce col viso al finestrino, intento a seguire con gli occhi il fuggi-fuggi di campagne e villaggi. In una precedente lettera Natale le aveva scritto dicendosi pronto a regolarizzare il loro legame attraverso il matrimonio, non solo per ragioni sentimentali, ma anche per facilitare i loro rapporti epistolari. I due potevano da fidanzati infatti scriversi molto raramente a causa dei rigorosi regolamenti sulla corrispondenza dei detenuti politici, mentre il vincolo matrimoniale avrebbe consentito un carteggio più frequente e avrebbe permesso che le lettere giungessero a destinazione e non venissero sempre fermate dalla direzione carceraria. Anita iniziò la sua lettera del 17 dicembre 1929 con un interrogativo molto significativo. Ogni volta che mi accingo a scriverti, una domanda spunta sul mio labbro. Andrà la presente a colui che è destinata? Meglio sperare che sì, altrimenti cadrebbe la penna di mano e la vita si farebbe ancora più vuota.
Essere separati da sbarre e mura, da spazio e tempo infinito, pazienza ancora. Ma toglierci anche l'ultimo legame materiale che unisce i nostri cuori, via, sembrerebbe incredibile. Eppure, se poi pensi che in questi giorni sono rimasta completamente, assolutamente sola nel bel mezzo di un ambiente impossibile, non ti sarà impossibile immaginarlo. Senza più un viso amico, nessuno con cui parlare di te, di quanti mi sono cari, nessuno a cui dire una parola, nessuno per scambiare un pensiero o un'impressione. Ti sarà facile indovinare quanto più care, preziose mi debbano tornare le tue buone lettere in questo momento. Le lettere dal carcere dovevano passare la censura della direzione e la sorveglianza degli organi di controllo fascista. Per questa ragione vanno sempre lette per quello che dicono e per quello che non dicono, perché i detenuti politici si imponevano una forma di autocensura. Il 4 giugno del 1929, un anno dopo l'improvvisa separazione con l'arresto di Anita, la detenuta scriveva appunto al suo amato queste parole. Oh, potessi in questo momento dirti tutto il pensiero mio, ma no, non è possibile. Questa mia non ti giungerebbe, io invece voglio che parta, come una freccia, e ti rechi tanti baci. Anche un anno fa non mi fu possibile comunicarti le mie impressioni. Vorrei, Natale, dirti tutto quanto sento a proposito delle tue premure per me. Ma certe cose la penna non riesce a tradurle quali sono e se anche senza troppo snaturarle riuscisse a esporle, altre ragioni glielo impedirebbero. Perciò leggimi in cuore quanto il labbro non riesce a dire. Io non ti mando che un bacio e un grazie. Ben altro vorrei dirti, ma meglio non pensarci. Per lungo tempo, e ancora ora, mi rimase terribilmente impresso nel cuore come una spina avvelenata l'incontro di Lago Negro, quando tu eri al confino e io ti ci dovevo lasciare, mentre io andavo verso la libertà e verso il lavoro. Premoli, impegnato in realtà per conto del Partito Comunista in Francia e poi in Svizzera, fingeva di lavorare per un'azienda, ma si riferiva all'attività di partito e informava la compagna del suo impegno politico, alludendo anche alla difficile situazione politica del Movimento Comunista Internazionale. La ditta in cui lavoro mi tiene alquanto in considerazione. Nell'azienda in cui sono ingaggiato, gli affari, soprattutto l'anno passato, sono andati molto male. È solo a prezzo di sforzi sovrumani che si è impedito il fallimento. Adesso mi trovo in Svizzera, mandato dalla ditta in sostituzione di un altro rappresentante che è partito in vacanza. Per arrivare a destinazione, le lettere impiegavano settimane, a volte anche mesi. A ciò si aggiungeva il fatto che spesso la censura e il ministero non consegnavano le missive ai detenuti, poiché la polizia politica aveva intuito che Premoli svolgeva attività antifascista all'estero e che, come molti esuli, usava indirizzi di comodo e recapiti postali presso altre persone per ricevere da loro successivamente le lettere. Per giustificare i suoi trasferimenti aveva scritto anche alla direzione del carcere che, in quanto commesso viaggiatore, si spostava spesso e usava recapiti di appoggio. In realtà, i funzionari comunisti attivi all'estero agivano in questo modo per far perdere le proprie tracce, perché il consolato italiano indagava su di loro anche al di fuori del nostro paese. Ciò consentiva così ai dissidenti di muoversi all'estero più agilmente e poter così varcare il confine in Italia ed organizzare la lotta, portare risorse economiche e materiale di propaganda all'interno del paese nell'ambito di pericolosissime missioni clandestine come quella che determinò appunto l'arresto di Premoli.
Premoli riuscì inoltre a far giungere ai compagni di lotta e alla fidanzata in carcere risorse dal Soccorso Rosso Internazionale, cioè l'organizzazione che era attiva fra le due guerre mondiali con il compito di fornire supporto ai prigionieri politici, ai prigionieri comunisti e alle loro famiglie, grazie al sostegno economico dell'Unione Sovietica e del Movimento Comunista Internazionale. Il Ministero dell'Interno però era insospettito di questi movimenti e informò il Ministero della Giustizia di aver avviato indagini sulla sua attività perché era sorto il dubbio che questi, cioè Premoli, si fosse recato in Svizzera per assolvere appunto a qualche incarico per il Partito Comunista. Per evitare di essere identificato, in una sua lettera ad Anita, Natale le scrisse che non le avrebbe mandato una sua fotografia, come richiesto invece dalla fidanzata, forse ingenuamente, per il timore che andasse dispersa nella corrispondenza, così aveva scritto Natale. In realtà voleva evitare di essere più facilmente individuabile dai fascisti che avrebbero potuto avere appunto una fotografia con i suoi connotati in mano. Rientrato a Parigi nell'agosto del 29, Premoli scrisse una lettera molto intensa ricordando il lungo tempo che li separava, che separava i due dalla loro normale vita di coppia, con parole dense di nostalgia e ricche di sentimenti profondi. Vorrei che tu pure nutristi sempre l'immensa certezza di questo giorno, l'alba della nostra vita, ormai da 3 anni oscurata dalla lontananza, come in esso io ho fede. E allora ritroveremo noi stessi, calmi, sereni, affettuosi, come un tempo ormai lontano, ma ricco di tanti ricordi. Penserai che sono un po' sentimentale questa sera. È vero, ma ho a mia disposizione un po' più di tempo del solito. Che? Lesini il tempo anche per la tua Anita, domanderai. Ed allora mi posso permettere il lusso di riandare ai tempi passati, tanto dolci e purtroppo tanto brevi. La lettera poi assume contorni sempre più passionali. Natale, che le spedì insieme a questa lettera biancheria intima e una camicia da notte, le scriveva. E ancora guardo a quelle camicie e quasi quasi mi abbuia il pensiero di dovermi separare da esse. E le invidio perché esse avranno il piacere di arrivare fino a te, di avvolgere il tuo corpo di un tiepido amplesso, di ripararti dai rigori dell'inverno, di riscaldarsi esse stesse al tuo tepore. Aspetto con impazienza di poter ritirare la posta. Ho fame di tue lettere. Anita, in una successiva lettera, rimprovera Natale perché non aveva sue notizie ormai da molto tempo e gli rinnovava i suoi sentimenti di amore, ma traspariva ancora la sua gelosia, che era sempre più insopprimibile. Meno male che la corazza filosofica che mi ricopre è di acciaio del più duro e non si spezzerà facilmente. Qualche spirito superficiale potrebbe credere che il mio affetto per te sia piuttosto scemato col tempo e la lontananza, ma questi si ingannerebbe molto. Ti voglio bene ogni giorno di più, se è possibile. Ti penso sempre, specialmente la sera prima di addormentarmi, allora chiusa nel mio cubicolo, mentre intorno tutto tace, il mio pensiero è a te, sicuramente. Per ore e ore, la fantasia lavora. Ti vedo anche in compagnia di... Oh, ma questo non te lo voglio proprio dire. Questo pensiero è troppo brutto. Così ogni sera, finché non viene sonno e spesso anche dormendo, tu occupi la mia mente e il mio cuore. Salutandoti, ti bacio con tutto l'affetto. La lontananza tra i due e la reclusione tormentavano però anche Natale. Anch'egli era preoccupato delle lettere che arrivavano sempre a più distanza di tempo.
Tu pensi sovente a me? Non che le dubiti, ma questo silenzio tanto prolungato mi dà da pensare che tu non pensi troppo bene. Cioè che temi che Parigi mi abbia far dimenticare i più cari affetti. Ho paura di aver detto una bestialità. Ma in tutti i modi ho espresso un dubbio. Se avessi indovinato ne avrei molto a male. In quanto puoi essere certa che in me nulla è cambiato. E che con fede e costanza attendo ed attenderò il momento in cui potremo finalmente riabbracciarci. Anche tu spera ed abbi fede. Un lungo bacio ed un abbraccio affettuoso. Ancora il 30 novembre del 1929, Natale scriveva ad Anita lamentando il fatto che da tempo la corrispondenza era interrotta e che non sapeva nemmeno quali lettere fossero arrivate. Era inoltre molto preoccupato per le sue condizioni di salute, sempre più debilitate, che avevano indotto il padre di Anita a chiedere il trasferimento della detenuta dal carcere di Perugia ad un sanatorio giudiziario. In una lettera straziante, nella quale il padre ricordava come anche la madre di Anita fosse morta di tisi e che adesso rischiava di accadere la stessa cosa alla figlia. Lei, Anita, scrisse in dicembre a Natale, segnalando come da mesi non riceveva sue lettere. È una lettera piena di amarezza, anche per l'isolamento rispetto alle compagne di prigionia. Ma Anita era consapevole dei rischi che si correvano continuando a mantenere i contatti con l'amato e in un passaggio si dichiarò anche pronta ad interrompere, seppur dolorosamente, i loro rapporti epistolari se questo poteva mettere in qualche modo a rischio l'incolumità di Natale. Quanto sarà più tetra, più vuota, questa vita maledetta. È l'ultimo tenue filo che ci unisce materialmente e i capi di esso purtroppo non stanno nelle nostre mani. Bisogna che non si spezzi. Se poi stimerai necessario anche questo altro sacrificio, l'ultimo penso perché che altro ci resta? Ma se la tua tranquillità, la tua sicurezza lo vogliono, ebbene. Allora eccomi pronta, perché tu non abbia ad avere disturbi di sorta. Sarà per me un dolore grande questa rinuncia, ma la certezza che pur nel forzato silenzio non mi dimenticherai, mi sarà di sollievo. E quando dopo tanto soffrire ci rivedremo, a dispetto di tutto e di tutti ci vorremo ancora più bene e ci ritroveremo, sempre gli stessi, se non fisicamente, certo. Moralmente. Il 23 gennaio 1930 Anita scriveva a Natale una lunga lettera. Da tempo non aveva ricevuto missive dall'amato, che erano state probabilmente bloccate dalla polizia fascista per essere controllate. Arrivarono tutte assieme e fu per lei una piacevole sorpresa, nell'attesa del giorno, come scrisse, di essere di nuovo uniti per sempre. Quanta roba! 9 lettere! Questa lettura occupa tutto il mio tempo, o meglio, il mio cuore. Da quanto tempo sentivo il bisogno di leggere un tuo rigo? Da quanto tempo l'anima mia in pena sempre più sentiva il peso della sofferenza? Ma oggi un respiro nuovo mi ridona la vita e lacrime di consolazione scendono a rigarmi le gote. Tu sei sempre il caro Natale, che mi pensi e mi ami quanto io a te. Del resto non potrebbe essere diversamente. Non può venire meno in noi la fiducia ad un affetto che è catena di ricordi e che non può spegnersi mai. Soltanto, invece di avere 45 anni in due, ricordi il calcolo che facesti prima di partire soldato? Ne avremmo presso poco 45 per gamba. Ma ciò non può importare. I cuori nostri saranno sempre i medesimi. Le grandi gioie, le vere felicità, sono quelle conquistate col dolore e il sacrificio. Il nostro cielo, oggi oscurato dalle tenebre, non mancherà di rischiararsi con un orizzonte nuovo, pieno di luce. Nel 1930 Natale è a Mosca, da dove scrive ad Anita in gennaio.
Ti stupirai certamente di ricevere una lettera di quassù. In realtà mi ci trovo già da qualche tempo, all'università. Fino adesso ti ho fatto recapitare le mie lettere da Parigi, in quanto non sapevo se ci dovevo restare a lungo o no. Ma adesso che intendo sistemarmi qui e continuare gli studi, che dureranno 3 anni, e volendomi mettere in regola con le mie carte presso il consolato italiano di qui, non vedo nessuna difficoltà a comunicarti la mia vera residenza. A questo mi ha spinto anche il fatto dell'irregolarità della corrispondenza, in quanto da mesi non ho più tue notizie, e temo che l'amico di Parigi non possa più farmi il favore di recapitarmi le tue lettere. Nel corso di una delle missioni clandestine che Natale compieva in Italia per conto del Partito Comunista, venne arrestato a Torino il 2 marzo del 1930. Il Tribunale Speciale lo condannò in giugno a 9 anni di carcere. Finì nelle prigioni di Perugia, di San Gimignano e di Civitavecchia. Nel 1932 si rivedranno per pochissimi minuti per sposarsi in carcere a Trani, dove era detenuta Anita, e poi vennero nuovamente separati. Ma il 1932 è anche l'anno dell'amnistia. L'apparato repressivo fascista non riusciva più a controllare con efficacia i detenuti politici in carcere e per questa ragione promulgò amnistie per decongestionare i penitenziari. L'amnistia del 5 novembre 1932, in occasione del decennale del regime, restituì la libertà a centinaia di antifascisti che erano stati condannati dal Tribunale Speciale o che erano stati mandati al confino nelle isole. A questa amnistia seguì però una stretta sulla disciplina interna delle carceri e sulla libertà di movimento dei detenuti. I detenuti ritenuti più pericolosi furono trattenuti in carceri speciali oppure inviati al confino. Anita e Natale però poterono tornare liberi, seppure sottoposti a sorveglianza. Espatriarono entrambi in Unione Sovietica. Lui nel giugno del 1933, lei lo raggiunse in agosto. Lui, dopo un periodo di studi alla scuola leninista internazionale, fu impiegato in fabbrica. Lei lavorò a Radio Mosca. Il 21 agosto del 1934 nacque la loro bambina, Ninel. Poi lui riprese l'attività cospirativa e antifascista e nell'ottobre del 1936 si arruolò nelle formazioni antifranchiste in Spagna, dove fu commissario politico in una sezione del battaglione Garibaldi. Ferito in combattimento nel novembre del 1936, tornò in Unione Sovietica. Intorno alla piccola Ninel, Anita e Natale ricostruiscono il loro focolare domestico, pronti a rifarsi una vita. Come altri esuli comunisti in Russia, cambiarono le loro generalità per evitare di essere rintracciati in qualsiasi modo, naturalmente in primo luogo dai fascisti, nei loro successivi spostamenti o negli eventuali scambi epistolari con l'Italia. Anita Pusterla diventò Margherita Clerici, Natale Premoli assunse lo pseudonimo di Mario Paoletti. Ma una notte del febbraio del 1938, gli agenti dell'NKVD, la polizia politica sovietica, fecero irruzione nell'appartamento moscovita della famiglia, portando via Natale, che venne accusato ingiustamente di essere una spia. Siamo nel pieno delle purghe staliniane e dei processi sommari sovietici. Anita scriverà numerose ma inutili lettere anche a Stalin e al capo della polizia segreta, Beria, per avere notizie della sorte di Natale ed ottenerne la liberazione. Compagno Stalin, dopo essermi rivolta inutilmente a tutti gli uffici possibili, mi sono decisa ad appellarmi a voi con tutta la fiducia che ogni operaia del mondo pone nel compagno Stalin. Il 14 febbraio venne arrestato in casa nostra il compagno Paoletti Mario. L'ordine di arresto portava il numero 3221. Da quel momento, ogni giorno, ogni ora ho atteso invano il suo ritorno, eppure invano ho camminato di qua e di là per conoscere il motivo dell'arresto. Compagno Stalin, in questo momento non è solo la moglie che vi sottopone il caso del proprio marito, ma è soprattutto una vecchia militante che vi prega di prendere in considerazione la sorte di un altro vecchio militante. Io ero comunista molto tempo prima di essere moglie, e tale sono rimasta anche dopo pochi anni di vita comune col mio compagno.
Per quanto a lui mi leghino molti anni di aspre lotte, di sacrifici e lunghe sofferenze. Ma come ammettere colpevole di boicottaggio, di diversione, di sabotaggio o accusare di controrivoluzionario un individuo il quale nel suo paese ha speso gli anni più belli della sua vita contro il fascio e conobbe perciò la miseria, la persecuzione, le bastonature a sangue, lunghi anni di galera? Non crediate che l'arresto del mio compagno mi faccia pensare di essere reietta e straniera anche in terra sovietica? Il pensiero della quale ci spronava nella lotta nei nostri paesi e ci scaldava il cuore nelle gelide galere fascista. Allora, molte volte, affranta dalla dura vita e dalle privazioni, oppressa dal dubbio di un momento, bastava che dicessi a me stessa che qui, nella Russia dei Soviet, l'avanguardia del proletariato mondiale veglia perché la fiducia tornasse. Ed oggi ancora mi ripeto che nonostante l'ora difficile che sto attraversando, l'ultima parola non è ancora detta. L'aspetto da voi, compagno Stalin. Sì, da voi l'attendo. Perché non è possibile che lasciate condannare un operaio rivoluzionario se costui non è reo. Non ricevette mai risposte e apprese poi che Natale, nel frattempo processato e condannato per spionaggio, era morto il 24 novembre dello stesso anno in un gulag in Siberia. Colpita al cuore, Anita, con la sua corazza di acciaio, come aveva scritto in una sua lettera, non si arrese perché voleva riabilitare la memoria del marito ed inoltrò ricorsi contro la condanna di Natale che furono però tutti respinti. Il suo sogno, che aveva espresso in una lettera quando era ancora in carcere a Natale, cioè una vita tranquilla vicino agli affetti più cari, nei paesi delle origini, sul lago di Como, si era definitivamente infranto, questa volta contro un altro regime. E ora, siccome lo domandi, ti dirò quello che desidero io ardentemente. Prima di tutto essere vicino a qualcuno che chiamasi Natale. Lo conosci per caso? E andare con lui a rivivere un certo paesello posto fra le belle colline e i monti della Brianza. Poi desidero rivedere papà, le sorelline, lo specchio azzurro del mio bell'ario, tuffarmi in esso. E sull'imbrunire lasciarmi cullare dolcemente dalle sue onde dai mille colori, standomi in qualche leggera barca. Insomma, desidero la libertà, la vita. Ma tutto questo, nonostante l'affetto tuo, non me lo puoi dare, compagno mio carissimo. E così, meglio non pensare. La guerra finì, l'Italia fu liberata e c'era un paese e una democrazia da ricostruire. Anita tornò in Italia con la figlia Ninel, che aveva ormai 14 anni, senza essere riuscita a riabilitare Natale. Arrivò in Italia alla ricerca di quella libertà e di quella vita serena, citata nella lettera, che anche in Russia le era stata negata. Divenne funzionaria del Partito Comunista Italiano, sempre coerente con i suoi ideali di sinistra e si occupò nella vita della giovane figlia Ninel. Morì poi a Como nel 1977 dopo aver vissuto sulla propria pelle le persecuzioni di due dittature, quella di Mussolini e quella di Stalin. La prima le strappò la gioventù, la seconda l'amato marito. Ninel si sposò ed ebbe due figli. Sul lago di Como, dove visse, oggi vivono i suoi discendenti, proprio come nelle aspirazioni della lettera di Anita a Natale. La sua abitazione è stata per anni un'accogliente casa vacanza, denominata appunto la casa di Ninel. Ninel, con quel nome scelto non a caso dai genitori, continuava a testimoniare, se letto al contrario, quali fossero le radici degli ideali di Anita e di Natale.